Pettinieri di Cosenza, presentiamo il libro Chi ha cancellato la questione meridionale, edito da Nubettino e curato dal professor Mariano D'Antonio. La presentazione è stata fatta dal professor Marini e siamo felici di averlo ospite, introdurrà e coordinerà la serata e ci sarà la testimonianza di Gaetano Nola, che è fondatore capo e fondatore COP OSAS, se dico bene. Allora, buonasera a tutti. Stiamo presentando un libro che ha un titolo certamente accattivante. C'è l'eco, sentite pure voi l'eco? Sì. Sì. Prova. Chi ha cancellato la questione meridionale? Allora, sveliamo subito il mistero, chi è l'assassino della questione meridionale. Per fare questo citerò un brano di uno storico economico, Landis, che scrive, una volta Bernard Lewis osservò che quando la gente realizza che le cose non vanno per il verso giusto, può porsi due domande. La prima è dove abbiamo sbagliato. La seconda è chi è stato a farci questo? Quest'ultima domanda conduce alle teorie cospirative e alla paranoia, mentre la prima porta a chiedersi come facciamo a raddrizzare la situazione? Nella storia è successo che nella seconda metà del Novecento il Sud America scelse le teorie cospirative e la paranoia. E invece nella seconda metà di un secolo prima, il Giappone, si pose un'altra domanda: come facciamo a raddrizzare la situazione? A vedere i risultati di oggi fra Giappone e Sud America, mi pare che la domanda giusta da porsi è come facciamo a raddrizzare la situazione, invece di chi ci ha fatto questo. Ora, la questione meridionale classica sembra essere andata incontro a queste stesse fasi di sviluppo. Dapprima, negli anni 70, con la teoria della dipendenza, ce la siamo presi un po' con il potere del centro rispetto alla periferia, no? Questo risale anche all'analisi di Gramsci sul blocco agrario, fra blocco storico fra agrari del sud e industriali del nord, che però oggi viene purtroppo rivalutato in una visione molto meno nobile da quelli che si autodefiniscono neoborbonici, no? E che in fondo ritengono che stavamo meglio quando stavamo peggio, cioè prima dell'unificazione con i piemontesi. Quindi è una posizione su cui non mi soffermo perché francamente non la... Ecco, è l'incarnazione di quella che lui si chiama teoria cospirativa. Col tempo siamo passati a posizioni più ragionevoli e non che quelle non fossero giuste storicamente, però una cosa è una verità storica, un'altra è far permanere questa verità storica anche quando le cose cambiano. Si chiama isteresi culturale, quella di mantenere un'impressione che è sbagliata perché è vera in un periodo precedente. Quindi nel nuovo millennio, cioè dal 2000 in poi, la teoria prevalente sulla questione meridionale incolpa, no, le elite locali, cioè il nemico è passato da essere esterno a interno, si è spostato dall'esterno all'interno. E già Salvemini, se vi ricordate, indicava nelle caratteristiche parassitarie e pavide della borghesia meridionale il principale blocco allo sviluppo. Con il libro che presentiamo oggi il ciclo si chiude e arriviamo a un vero punto centrale e dolente della questione, perché D'Antonio sostiene, poi lui mi dirà se sbaglio in questa interpretazione, che la questione riguarda la mentalità sociale, quindi riguarda tutti i meridionali e non solo la sua elite. La responsabilità dello sfascio va ben al di là del comportamento delle elite, che naturalmente mantengono la responsabilità maggiore, se non altro per l'esempio nefasto che trasmettono, ma coinvolge il comportamento sociale di una buona parte, se non della maggior parte, dei meridionali. Ora, questa posizione non è improvvisata. Nella teoria delle scienze sociali, il più grande forse sostenitore, oltre a Max Weber, di questa tesi è Alexis de Tocqueville, che nel viaggio in America
di metà Ottocento, scrive: nessuna legge ben fatta o nessuna condizione economica ricca, privilegiata, può conservare una buona Costituzione tanto quanto la presenza di usi e costumi appropriati nella sua popolazione. Questa conclusione di Tocqueville, da me testata in una ricerca recente che riguarda l'85% della popolazione mondiale, risulta essere vera. Cioè, non è che non siano importanti le risorse materiali e le istituzioni per la crescita economica, ma con la stessa importanza, se non superiore, è ciò che le persone pensano sia importante fare. Perché, come capite, le risorse immateriali sono inanimate, le istituzioni sono leggi che stanno scolpite nella roccia e sono difficili da cambiare, ma possono essere anche interpretate. Tutti i giorni, stamattina sentivo, no, alla radio sentiamo questa sentenza dei giudici, è dovuta alla particolare ideologia di quel giudice, che è capace poi di piegare la legge alla sua ideologia. Quindi ciò che è importante, oltre a queste due componenti, cioè le risorse materiali e le istituzioni, è come si usano, no? Io faccio sempre il paragone dell'automobile: per andare da Cosenza a Roma ci vuole l'automobile, la benzina, quindi le risorse materiali, ci vuole la patente che attesti che il guidatore è provetto, però il guidatore deve sapere guidare, la patente non deve averla acquistata per corruzione. Ora andiamo alla questione meridionale, questo è, diciamo, il preambolo. La questione meridionale oggi dimostra, con gli indicatori presenti nella relazione Svimez, che è uscita a luglio e ha fatto molto parlare, perché dimostra che il sud resta indietro rispetto al centro nord e rispetto all'Europa. Addirittura è stato coniato in questa relazione della Svimez di quest'anno il termine desertificazione demografica, no? Perché i giovani vanno via, il tasso di natalità è inferiore a quello che garantisce la stabilità, e quindi effettivamente la situazione è abbastanza difficile. D'altro canto, non possiamo negare che diacronicamente, se vediamo la situazione del Mezzogiorno quando ero giovane io, al tempo dei contadini, della riforma fondiaria, che il dottore Nolo sicuramente ricorderà e ci potrà parlare, il Mezzogiorno è diventato una regione moderna, specialmente in ambito giovanile. Se uno si guarda intorno qui in quest'aula, in questa sala o al campus di Arcavacata, non vede alcuna differenza tra i consumi culturali dei giovani calabresi e quelli del resto d'Italia, se fosse in una qualsiasi metropoli del mondo occidentale. Dunque la domanda da porsi è: come è stato possibile questo miracolo che c'è stato anche al sud, e che futuro ha questo modello di sviluppo? Il modello è un modello basato sulla spesa pubblica, lo dice chiaramente D'Antonio. La crescita del reddito e dei consumi meridionali degli ultimi 50 anni è stata resa possibile dall'espansione della spesa pubblica a livello nazionale. Ora, siccome non c'è più spazio per questa espansione, pensate al fiscal compact, il futuro di questo modello di sviluppo è inesistente. Scrive Mariano D'Antonio nel suo libro: il nord Italia dà allo Stato centrale più di quanto riceve in termini di spesa pubblica. Il residuo fiscale, si chiama la differenza, è pari a meno 3.500 euro per abitante, cioè come se un settentrionale pagasse ogni anno 3.500 euro. Il sud invece riceve per ogni abitante 3.000 euro. Questo si chiama redistribuzione territoriale del reddito, e non ce ne dobbiamo vergognare affatto, perché si fa in tutti i paesi civili. La Germania, per esempio, dell'est è riuscita a inseguire quella dell'ovest grazie a questa redistribuzione territoriale. Allora, qual è il problema? D'Antonio dice: siccome il sud ha utilizzato male questa opportunità, adesso l'opinione pubblica nazionale è avversa a questa redistribuzione territoriale del reddito e spinge per il cosiddetto federalismo fiscale. Ad esempio, scrive D'Antonio, nel 2011 l'incidenza percentuale delle richieste di prestazioni sociali agevolate,
Quali sono? Per esempio, agevolazioni sulle tariffe elettriche, sul canone telefonico da pagare, sui libri scolastici gratuiti o semigratuiti, sui riduzioni di pagamenti agli asili comunali, si possono ottenere basandosi sulle dichiarazioni di autocertificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, il cosiddetto modello ISEE che tutti conoscete, no? E che si basa su autocertificazioni. Quindi sulla base delle autocertificazioni l'incidenza percentuale di queste richieste di prestazioni sociali agevolate è pari al 52% della popolazione residente al sud. Io non volevo credere a queste cifre, Mariano, 52% contro il 18% al nord e il 25% al centro. Ora si può ipotizzare che questo divario si spieghi con la maggiore povertà che c'è al sud, ma questo è smentito dal confronto con i dati sulla povertà, perché è vero che il sud è più povero, però la povertà è misurata dall'Istat 8% della popolazione meridionale, mentre i poveri al centro nord sono il 4% della popolazione. Le famiglie che si autocertificano povere ai fini dell'ISEE di questo modulo sono il 13%, quindi abbiamo l'8% effettivamente povero. Dal punto di vista dell'autocertificazione i poveri crescono al 13%, mentre questo divario fra dati effettivi e dati autocertificati non esiste né per il centro né per il nord del paese. Analogamente, le assenze per motivi di salute, l'assenteismo, sono sistematicamente maggiori al sud che al nord, con la Calabria che ha il primato di 35 giorni all'anno di ferie per motivi di salute, di assenze per motivi di salute per lavoratore, contro una media meridionale di 21 giorni. Quindi la Calabria è 35 giorni contro 21 della media meridionale. Ma D'Antonio parla anche di una cosa che a noi docenti interessa molto, cioè l'uso disinvolto dei servizi pubblici. Per esempio, noi professori del Sud non lesiniamo le lodi. Il 55% delle lodi al Sud ci sono non nelle università, ma a livello di diploma di scuola secondaria. Il 55% dei diplomati si laurea con lode, col massimo dei voti. Questa percentuale è pari al 30%, cioè scusate, mentre l'incidenza della popolazione meridionale è del 30%. Quindi avere un 55% di laureati con lode, ma una popolazione solo del 30%, significa che c'è o che siamo tutti geni o che noi docenti abbondiamo. Ora, è possibile espandere la spesa pubblica? Perché se il meccanismo è stato storicamente basato sulla crescita della spesa pubblica, ci chiediamo, e alcuni colleghi nei convegni, colleghi meridionalisti, sostengono che il problema è quello, cioè che oggi le cose al sud vanno male perché si sono, grazie al taglio della spesa pubblica, si è ridotta la spesa pubblica, quindi bisognerebbe chiedere di nuovo un aumento della spesa pubblica. D'Antonio non è d'accordo. Uno, perché non è possibile. È certamente auspicabile recuperare margini che mandiamo indietro a Bruxelles, no? Quando si dice che noi non consumiamo tutto ciò che Bruxelles ci manda, quindi certamente questi margini ci sono per aumentare la spesa pubblica. Ma la pretesa, come dicevo, di alcune forze politiche, intellettuali, molto diffuse al sud, in tutti gli schieramenti di destra, di centro e di sinistra, secondo cui la crisi del sud sarebbe superabile se si riprendesse a spendere come si faceva negli anni 60 e 70, è completamente sbagliata per D'Antonio. D'Antonio spiega anche teoricamente perché è sbagliato, cioè egli cita i neo-keynesiani, qui ci sono molti studenti e dottorandi universitari, quindi sanno di che sto parlando.
paragonano la crisi finanziaria attuale alla grande crisi degli anni 30 e di come Keynes salvò il capitalismo inventando la spesa pubblica in deficit. Quello che dimenticano questi autori è che all'epoca di Keynes l'incidenza della spesa pubblica sul PIL era pari al 20%, e che significava una tassazione pari, un'aliquota fiscale pari intorno al 20% sul reddito pro capite. Oggi che la spesa pubblica incide per il 50% del PIL, significa che le tasse incidono per il 50% sul reddito pro capite, condizione letale per chi ha i soldi e deve investirli. Quindi ci sono situazioni completamente diverse, e quindi occorre ridurre la spesa pubblica, quello che si chiama spending review, ma che da 10 anni nessun commissario, anche se investito di questo compito, riesce a fare. 2. Non è auspicabile espandere la spesa pubblica, perché non spinge all'intrapresa sociale, dice D'Antoni, ma alla caccia alla rendita, all'illusione che sia possibile avere un reddito non commisurato alla produttività e un reddito che sia al riparo della concorrenza. Insomma, vivere una vita modesta ma garantita, che è completamente inadeguata alla realtà della competizione globale. Quando andavo negli Stati Uniti c'era una barzelletta che ripetevano spesso gli americani sulle condizioni dell'Unione Sovietica. Dicevano, in Unione Sovietica gli impiegati fanno finta di lavorare e il governo fa finta di pagarli, perché sono molto bassi, no? Gli stipendi. Quindi anche da noi, insomma, il posto pubblico è un posto garantito ma remunerato molto poco. Scrive D'Antonio, e cito proprio: personalmente sono tentato dal sostenere che l'impulso alla crescita economica aumenterebbe qualora le risorse pubbliche dirottate verso il mezzogiorno fossero decurtate, quasi che la scarsità dei finanziamenti dello Stato fosse condizione necessaria e sufficiente per indurre gli amministratori locali, il ceto politico, a praticare il buon governo e per introdurre nei gruppi sociali stimoli alla sobrietà e all'intraprendenza, al far da sé, generando una specie di selezione virtuosa dei talenti privati. Ora, detto da uno che è stato nel consiglio di amministrazione della Cassa del Mezzogiorno, assessore alle finanze nella città di Napoli negli anni 70 e assessore al bilancio nella regione Campania di Bassolino, non credo che è una posizione che si può tacciare di neoliberismo. Comunque, nel dibattito poi potrete fare le domande all'autore. Ora, nel quadro delineato dal volume di D'Antonio, che secondo me ricalca una frase che ho sentita dal Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, il quale dice, Barack dice, io non dico alle persone ciò che loro vogliono sentirsi dire, ma ciò di cui hanno bisogno di sapere, cioè la verità. D'Antonio appunto fa questa descrizione che a molti di voi sembrerà triste, tetra. In realtà molti saggi inclusi nel volume, compreso quello che adesso mi accingo a tratteggiare brevemente, non parlerò più di 5 minuti, vi prometto, sono saggi che invece fanno vedere la Calabria che cambia, cioè il cambiamento culturale in atto almeno da 30 anni a questa parte. Non esiste solo una Calabria arcaica che dietro l'apparente modernità spinta da appetiti predatori riproduce modalità parassitarie e violente, ma esiste anche una Calabria moderna che dei fondi pubblici ha fatto e fa tesoro per lo sviluppo locale autocentrato. Uno di questi casi è quello dell'agroalimentare calabrese della Piana di Sibari, dove la trasformazione in senso moderno dell'agricoltura tradizionale è stata possibile. Tra poco sentiremo questa storia di successo dalla voce di uno dei suoi principali protagonisti, il dottor Gaetano Nola, fondatore insieme ad altri della cooperativa OSAS. Ma prima di dargli la parola per un suo personale ricordo, una lezione di vita che può essere utile ai tanti giovani che si stanno affacciando oggi in Calabria alla sfida imprenditoriale, ricordo che proprio all'Università della Calabria c'è una serie di giovani start-uppers, cioè costruttori di aziende start-up, all'ingegneria fisica dell'Università della Calabria, ma anche nei borghi rurali del Parco del Pollino,
che si stanno dando da fare per abbracciare questa carriera imprenditoriale. Credo che il racconto del dottor Nola sia molto pregno di significato per questi giovani. Però prima di dargli la parola, lasciatemi tracciare a grandi linee quello che in 30 anni di studio io e i miei collaboratori abbiamo capito essere il modello di sviluppo della Piana di Sibari. Innanzitutto, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di alcuni marchi ormai diventati famosi a livello locale, come la Centrale del Latte di Cosenza, Campo Verde e Ferrocinto il vino, che oggi è possibile degustare nei voli per esempio della Japan Airlines. Ora, la prima cosa che salta agli occhi e che sorprende, a me ha sorpreso fortemente, è che tutte queste attività imprenditoriali hanno il marchio della forma cooperativa di produzione. La serata di stasera è stata sponsorizzata da Conf Cooperative Calabria. Questo non lo poteva prevedere nessun economista dello sviluppo locale, perché la Calabria è famosa non solo per essere all'ultimo posto del PIL pro capite, ma anche per essere all'ultimo posto per dotazione di capitale sociale. Cos'è il capitale sociale? È la propensione all'associazionismo. Tatnam, uno studioso americano, 20 anni fa, con uno studio che è diventato famoso, dimostra che purtroppo siamo all'ultimo posto anche per quanto riguarda questo. Quindi è incredibile. La seconda sorpresa deriva dal livello tecnologico di queste iniziative. Se voi visitate uno di questi impianti industriali, respirate un'atmosfera non diversa da quella che si può respirare in un impianto della Romagna o della Lombardia. Ora, è importante capire che queste due caratteristiche, il progresso tecnico e la cooperazione, sono unite, vanno a braccetto. La cooperazione non è un lusso ideologico, è una necessità, in quanto per investire in nuove tecnologie bisogna raggiungere certe soglie minime di produzione, come spiegano gli economisti, per rendere possibile l'ammortamento dell'investimento. Al di sotto di certe dimensioni l'investimento è antieconomico, non può essere ripagato. Ora, nei paesi industrialmente avanzati, queste soglie minime di produzione sono state raggiunte con l'invenzione della società per azioni e con il quotarsi in borsa. Da noi in Italia queste due istituzioni non hanno successo, come non hanno successo in Cina. Perché? Perché queste due società sono società familistiche, e qua ci vorrebbero i sociologi. Andorello Costabile mi aveva promesso di venire, ma non è venuto, mi dispiace. Spiega Fukuyama che società familistiche come quelle della Cina e dell'Italia sono riuscite a industrializzarsi, visto che non riescono ad andare al di là della famiglia come aggregato sociale, quindi non si fidano della società per azioni, che può essere fatta da persone estranee alla famiglia che possono scalare la società stessa. Il progresso da noi e in Cina è stato fatto dall'industria di Stato. Pensiamo all'IRI in Italia, all'ENI, e scopriamo che questa industria pubblica è responsabile della modernizzazione e dell'industrializzazione del paese. Ma siccome l'impresa pubblica è notoriamente meno efficiente di quella privata, questa impresa sparita, fagocitata dai campioni delle multinazionali. L'ultimo esempio è la Telecom, scalata dai francesi. Dunque l'industria italiana ha dovuto ritornare ai blocchi di partenza, si è inventata un'altra cosa, come nel gioco dell'oca. Quest'altra cosa si chiamano distretti industriali, cioè le reti di piccole imprese, o cooperative. L'agroalimentare calabrese ha scelto la cooperazione. E io vorrei chiedere al dottore Nola, quando poi ci farà la testimonianza, quale atto di fede l'ha portato a scommettere sulla fattibilità di questo modello in Calabria? Come ha fatto a superare gli ostacoli che in letteratura vengono chiamati la tragedia delle comuni, il dilemma del prigioniero, cioè chi me la fa fare a rischiare a stare in società con qualcuno che poi mi può tradire da un momento all'altro? In altri termini, come ricordava il Presidente del Consiglio Andreotti, a pensarsi male, a pensare male si fa peccato, ma si indovina, ci si azzecca. O un altro motto popolare è: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Quindi se l'ambiente è questo, e i dati che noi abbiamo trovato, a partire dai rapporti delle missioni dei gesuiti che venivano in Calabria,
a civilizzare, no? Le chiamavano le Indie, le nostre Indie, le Indie di qua giù, no? E che hanno una continuità incredibile con i dati attuali. Se voi analizzate i dati della World Value Survey, cioè le interviste attuali, vi assicuro che i dati di fiducia che noi abbiamo nel prossimo sono del 30% al sud Italia, del 40% nel nord Italia e del 60% nel nord Europa. Quindi capite che una società ad alta fiducia funziona molto meglio dal punto di vista mercantile che una società. Quindi la domanda è: come avete fatto, con quale atto di fede vi siete avventurati? E soprattutto come avete fatto a riuscirci, visto che nello stesso periodo vostro l'intervento pubblico attraverso l'opera Sila creava una serie di cooperative che sono fallite tutte. Quindi qui c'è il problema per la politica istituzionale: quali sono i congegni contrattuali che hanno permesso a certe cooperative come l'OSAS di svilupparsi e altre a deperire come quelle dell'opera Sila? Altre caratteristiche, e ho quasi finito veramente, di queste cooperative è il pagamento dei salari contrattuali, sempre, dei lavoratori autonomi, mai ricorso al caporalato, salubrità degli ambienti di lavoro, rispetto dell'orario, pagamento degli straordinari. E se anche le ragioni economiche richiedevano una rimodulazione dei salari per renderli compatibili alla produttività, questa rimodulazione è stata sempre discussa con i sindacati dei lavoratori su base contrattuale locale. Infine, notevole è stata l'attenzione all'ambiente. Io ricordo il dottor Giuseppe Nola, insieme a Ferdinando Laghi, nel centro della piana di Sibari, a difendere dal tentativo pazzesco della regione Calabria di piazzare una discarica nel cuore della migliore agricoltura non calabrese, ma meridionale. Basta fare il paragone con l'agrumicoltura di Rosarno, che va avanti con la manodopera in nero degli immigrati africani da anni, che 4 anni fa assistette a delle vere e proprie azioni di guerriglia rurale. Io mi trovavo negli Stati Uniti nel 2011, il New York Times in prima pagina aveva una foto a colori della piana di Rosarno con questi immigrati che erano bastonati dai proprietari locali. Nulla di tutto questo si vede nella piana di Sibari. Naturalmente, alla ricetta del successo che sto tratteggiando, dirà qualcuno, manca un ingrediente importante: l'aiuto pubblico. Queste iniziative si sono ampiamente avvantaggiate degli incentivi che la Cassa per il Mezzogiorno prima, di cui il professor D'Antonio è stato consigliere d'amministrazione, quindi sarà interessante anche un dialogo fra i due grandi vecchi a proposito di impresa, imprenditoria privata e mano pubblica. E poi con i fondi strutturali europei queste iniziative hanno usufruito veramente in maniera notevole dell'intervento pubblico. Ora, io giudico questo matrimonio tra incentivo pubblico e beneficiari virtuosi privati una componente strategica del successo imprenditoriale, cioè non lo nego, ma non mi sembra affatto un punto di debolezza o di cui vergognarsi, se pensiamo uno ai tanti svantaggi del contesto meridionale in termini fisici, proprio, no? Di distanza dai mercati, e soprattutto al fatto che la norma dalle nostre parti è appropriazione parassitaria e a volte fraudolenta dell'intervento pubblico. Quindi cedo senz'altro la parola al dottor Gaetano Nola, che ci dà il privilegio di ascoltare in pubblico questa sua preziosa testimonianza, preziosa per i tanti giovani che si vogliono affacciare alla sfida imprenditoriale, ma preziosa anche per quei politici, se ce ne fossero qua stasera, che volessero ascoltare ciò che la parte produttiva della società locale vuole dalle istituzioni per poter progredire e catturare tutte le opportunità che la globalizzazione dei mercati può offrire alla nostra regione. Io volevo fare una presentazione del dottor Nola, ma quando gli ho chiesto notizia ha detto: non ti preoccupare, non la faccio da sola. Ringrazio con cui ci lega una vecchia amicizia di famiglia, addirittura, perché l'ho conosciuto prima di questi rapporti. Il microfono alla bocca. Si sente o no? Scusa, vediamo se posso.
Dunque il direttore mi ha detto no, è acceso, di tenerlo molto vicino alla bocca e di parlare con voce stentoria. Forse anche a me si sta sentendo. Allora ringrazio, si sente? Allora ringrazio Marini per questo invito, anche se molto in ritardo perché la mia età è molto avanzata, per cui non so se sarò coerente anche in quello che andrò a dire. Allora, il problema è, però è ben individuato, perché questo problema qui, ecco, personalmente mi ha affannato anche negli anni della gioventù, ecco, metto lì tra le cose che mi ricordo che al liceo mi fu posto il problema di fare una relazione, così ognuno doveva scegliere, io scelsi la questione meridionale, forse che non ne capivo niente, ancora era al liceo, però mi andai in una biblioteca dell'universitaria, ero a Pisa, poi dirò, e mi misi con la Treccani e trovai già alcune pagine intestate alla questione meridionale, per cui cominciai a deludirmi su questo problema. Questo lo dico per dire che è così vecchio quello che stiamo discutendo, che purtroppo, ecco, nonostante il passaggio quasi di un secolo, non si riesce a rimuovere da tutte le pastoie che ci sono. Detto questo, allora ecco, mi dovevo presentare da solo. E allora dico questo, che io derivo praticamente da una famiglia di imprenditori agricoli del secolo scorso, perché io sono nato a Cassano Ionio e c'era uno storico che hai citato più volte, che Lanza si chiama, e già in quel periodo là era la famiglia Nola e insieme a quella altre Toscano eccetera, era citata come una famiglia di imprenditori innovatori, ecco, il problema era decisamente questo, innovazione, e l'innovazione allora stava nel poter importare per esempio degli arieti merinos con cui incrociare le pecore per avere dei prodotti della pastorizia migliori che non quello che esisteva. Dico questo perché anche in quel periodo, cioè nell'Ottocento, c'erano tante cose che si producevano, però ecco, non c'erano le stalle che ci sogniamo adesso e via di sì. Quindi allora era la pastorizia quella che dava il reddito alle grandi aziende, alle piccole aziende. Gaetano, avvicinati ancora di più il microfono, grazie. Sì. Quindi praticamente era la pastorizia. Però devo dire che ecco, nella mia famiglia, per esempio, ho trovato recentemente, anzi è stata una scoperta di qualche settimana fa, in occasione dell'Expo di Filadelfia in America, l'agricola Fratelli Nola, è citata e c'ho la documentazione, mandò dei campioni di vino alla Camera di Commercio di Filadelfia. Questo non lo sapevo, perché tra le varie ricerche. Quindi insieme c'erano pastorizia, c'era il bestiame e queste erano le attività del secolo scorso. Ora io derivo da una famiglia di questi genere perché mio nonno aveva delle piccole superfici di terra che poi ha diviso tra i due o tre figli maschi che aveva, anzi mio padre è stato quello che ha avuto meno di ogni altro. E poi era affittuario di una notevole superficie del Marchese Serra nella zona di Lattuchelle, cioè dove c'è il parco di cavallo, dove allora non esistevano problemi ancora di archeologia, e dove però già esistono altri problemi, dove ci hanno ammazzato recentemente un prete sulla soglia della chiesa, tanto che ha provocato la venuta anche di Papa, il nostro Papa attuale, Francesco. Questo per dire chi da dove siamo proveniamo. Poi ecco, devo anche dire una cosa, che nella citazione che viene fatta in questo libro,
ma poi devo anche dire che io ho tenuto conto di un libro che è stato edito sempre dalla Rubettino 3 mesi prima di questo attuale, non, e che poi dirò, praticamente si parlava anche molto di quello che era la bonifica, come ha accennato anche l'amico Matteo. Allora, cioè, io ho vissuto a cavallo tra la mia data di nascita, che è del 32, fino al 54, più o meno, ho fatto gli studi. In questi anni io sono stato quasi sempre fuori, perché mio padre aveva la fissazione che io dovevo studiare bene e dovevo studiare con scuole che insegnavano. E allora, ecco, ho avuto la fortuna di avere degli zii a Pisa, dove a 5 anni mi sono trasferito, a 5 anni, pur avendo altri 6 fratelli e sorelle che stavano invece con la famiglia, e lì ho fatto, tranne il periodo della guerra, tra il 43 e il 48 sono stato al ginnasio di Cassano Ionio, poi sono ritornato a fare il liceo a Pisa e poi ho fatto l'università nell'istituto Pacinotti, che era l'alter ego della scuola normale superiore di Pisa. Io ho vissuto per 4 anni in Piazza dei Cavalieri, perché ero in collegio gratis, anche perché avevo il cameriere, avevo la stanza per conto mio, avevamo la mensa servita a tavola, eccetera eccetera. Questa è stata la mia. Nel 55 sono rientrato in Calabria. Cosa è successo in questo periodo? Cioè che mio padre era uno dei 3 personaggi che hanno determinato durante questo ventennio, anni 30, anni 50, hanno determinato quello che è stata la conseguenza della cosiddetta bonifica nella Piana di Sibari. Perché la bonifica della Piana di Sibari, bisogna dare atto che di alcuni collettori sono stati fatti in quel periodo, però l'irrigazione per esempio non è che è avvenuta in questo ventennio della bonifica, perché l'irrigazione fu fatta con il prelievo dalle acque dei collettori con le elettropompe, tanto che il latifondista toscano, di cui si parla spesso in questi libri, si era costituito, acquistò anzi una centralina a Saracena, la Garga, con la quale diffuse su tutte le reti, su tutta fino a Sibari praticamente, diffuse una rete elettrica di cui si serviva per trasferire una cabina elettrica che veniva messa a fianco del collettore per pompare l'acqua e poter introdurre delle attività moderne dell'agricoltura. E allora devo dire a questo proposito che questo, diciamo, miracolo della bonifica in quegli anni fu fatta grazie a 3 persone, devo ricordare io. Uno era l'ingegner toscano, Camillo Toscano, con cui avevamo anche dei rapporti di parentela. Poi da mio padre, personalmente, che era il braccio destro di mio zio, e che rappresentava, bisogna dirlo, ecco così, ecco, trovati proprio recentemente su una rivista di qualche settimana fa, la parola General Farm, anzi si dice che adesso in ogni azienda ci dovrebbe essere un General Farm. E allora mio padre era il General Farm di tutto l'impero latifondistico dei toscani. E da una terza persona, che era un amministrativo, dottor Rosario Pedone di Bergamo, che era capitano dell'esercito e che fu bloccato durante la guerra del 43-44 in Calabria e rimase a fare l'amministrativo, il commercialista, diciamo così, di questa azienda. Furono queste le tre persone che hanno determinato quello che è successo nella Piana di Sibari in quegli anni. Ora io dico questo, io sono stato studente, come ho detto, della agraria, ora tra l'altro con un rettore Avanzi che era professore di agronomia, e quello che io ho imparato di agronomia l'ho imparato più che all'università, l'ho imparato
nelle aziende toscano, perché io seguivo mio padre la notte della domenica, perché gli altri giorni avevo magari da fare, da studiare. La domenica andavo insieme a papà in giro per questi 3.000 ettari, perché non erano 1.500, erano circa 3.000 ettari, che partivano dalla stazioncina Garda di Cassano e arrivavano fino ai laghi di Sibari. Dove c'erano i laghi di Sibari c'era un pezzo del latifondo che si chiamava Casa Bianca. Ora, quindi è una vita vissuta quella che ho fatto in quegli anni là. Detto questo, devo poi dire che per cui sono stato educato ed istruito lì a Pisa. Unitamente a mio fratello qui presente, fratello Giuseppe, il quale oggi è presidente dell'OSAS ed è membro nei consigli della cooperazione nazionale ortofrutticola quasi tutta, e non solo, è membro dell'Accademia dei Georgofili. Quindi ecco, questi figli di questo General Farm ha praticamente determinato questi due eredi. Nel 60 iniziò l'attività diretta della gestione, perché nel 60 morì mio padre e ci trovammo praticamente a dover sostenere la famiglia, una famiglia che era di sette figli, due soli. Nel 60 cominciamo a pensare invece ai fatti nostri, perché non era più ci fu un motivo, perché nel 54 morì l'ingegner Camillo Toscano, e il giorno dopo che morì l'ingegner Camillo Toscano, il Camillo Nola, mio padre, andò via immediatamente, anzi lo pregarono di rimanere per poter fare la divisione fra tutti gli eredi, perché c'erano 4 o 5 famiglie con relativi prole che avevano dovuto ereditare, ed erano anche proprietari già in partenza, devo anche dire, perché allora l'ingegner Camillo Toscano fu delegato dai fratelli, che erano ben 4 o 5, e erano stato delegato a gestire questo latifondo. Nel 60 allora praticamente eravamo soli, quindi papà morì in un incidente automobilistico, e quindi cominciamo a pensare, ecco, ed avevamo preso in affitto qualche giorno prima che morisse, il 6 settembre, lui morì il 7 settembre, avevamo comprato 100 ettari di terra nella piana di Cammarata. Tengo a precisare che con le aziende toscane tutta la piana di Cammarata non ha niente a che vedere, quindi sono due cose ben diverse. Quindi scusa, se ho capito, dopo la morte di Camillo Toscano, ovviamente il latifondo si spezzette. Sì, si spezzette. Tutta quell'azienda, sì, che sì, modello, sì, che sì, si era creata, sì, viene frammentata. Anche perché erano già divise, perché erano quattro fratelli, che ognuno era intestatario di un'azienda, poi c'era una quota anche per una sorella, erano cinque in effetti, quello di cui si parla, le cinque aziende, eccetera. Ora, noi cominciamo, allora morì mio padre dopo alcuni giorni che avevamo comprato 100 ettari di terra, da pagare per la metà, notaio Marini era il nostro collaboratore per gli atti pubblici, il papà Matteo. E allora dico questo, che dopo questi 100 ettari, Nel 64-65 ne comprammo altri 120 o 130 limitrofi sempre alla nostra azienda. Noi non siamo andati oltre che i confini della nostra azienda, e nel territorio sempre di Castrovillari. E ancora dal 77 all'81 comprammo altri 137 ettari sempre limitrofi nel territorio di Castrovillari, perché fallì l'iniziativa della cartiera Sterzi, per cui la cartiera Sterzi fallì. Addirittura il conte Sterzi, che era venuto per fare una cartiera nella zona e anche al mare a Casabianca, praticamente si incendiò con una bottiglia di cognac. Questa è la storia. Ora,
E tra l'altro si era nel frattempo impostato anche quell'iniziativa che ha accennato Matteo, cioè quella del cotonificio, un'altra truffa che mi è stata documentata, sapete da chi? Da Gaetano Greco Naccarato, trovato tra le mie carte, una relazione di Gaetano Greco Naccarato che raccontava il perché è fallito il cotonificio, 800 persone assunte, anziché le 600 precisa in questa relazione, dovevano essere 600, invece ne hanno occupato 900 perché c'era la dilagante disoccupazione calabrese. Però cosa fecero? Fecero che hanno mandato in questo cotonificio delle macchine per filare il tessuto, anzi la fibra, che erano delle macchine che avevano un rendimento di 100 metri a minuto, quando in quello stesso momento in Italia c'erano macchine che filavano a 500 metri al minuto. Addirittura in America c'erano già le macchine da 1000 metri al minuto. Per cui era impossibile poter stare sul mercato. Queste erano tutte iniziative che seguivano gli incentivi pubblici. Tutti incentivi pubblici. Tra l'altro questo fatto qui ha occupato 50 ettari di terra a fianco proprio, noi circondiamo questo cotonificio e sono 50 ettari di terra che non servono a niente perché sono tutti pieni di capannone, adesso non utilizzabili perché c'è il rischio che ti crollano addosso. Sono falliti questi. Tutti i materiali sono stati affidati a un'azienda dalla Corea che ha tolto tutto quello che era ferro, tutto quello che c'era di ferro, tubi, quello e quell'altro, tutto quanto è stato portato via. Quindi adesso c'è un cimitero di industrie fatto in questa maniera, con il personale, circa 800 persone che sono state tenute dal 1970, diciamo, fino ad oggi, qualche anno fa sono state dismesse dalle provvidenze, cassa integrazione, eccetera. Quindi sono cose che a Castrovilla le sanno tutti, quindi non è che sono. Come? Sì, Inteca Andrea. Inteca, l'Inteca è stata la prima, era un terreno che ho dato io, sapete anche perché? Perché quando volevano questi 10 ettari di terra per fare l'Inteca, io l'ho venduto io nel 67 e qualche amico intorno dice: senti, devi vendergliela assolutamente, perché guarda che è successo nel passato che la Montedison non era scesa per insediarsi a Rossano. A Rossano la maggior parte dei proprietari, allora anche lì c'erano dal fondo, li hanno fatti scappare. E però sono andato poi a Crotone, dove hanno costituito la Pertusola e dove hanno costituito anche la Montedison stessa. Però purtroppo anche queste iniziative. Col senno di poi mi ha fatto bene. Nel senno di poi. Quindi detto questo, ho detto un po' nella piana di Cammarata. Allora cosa è successo? Che attraverso devo dare atto a un agricoltore del nord, un certo dottor Sirotti, alla cui memoria ecco devo molta deferenza perché era una persona molto seria, e praticamente entrammo in contatto con in pratica con la SME, perché la SME aveva acquistato dai fratelli Pace di Cosenza, quindi io dico nome, cognome eccetera, e un'azienda di circa 400 ettari in comune di Altomonte. Questi ettari in pratica era la SME che comprava, e perché la SME in quel momento si interessava alle produzioni agricole, aveva spiego cos'era la Società Meridionale Elettrica. Società Meridionale Elettrica, però che poi fu, avendo stata nazionalizzata con l'Enel, avevano della liquidità e allora ci fu il governo che disse: no, dice, voi vi dovete interessare di problemi agricoli. Allora vi dico subito, comprarono loro questa azienda qui ad Altomonte, ma insieme a queste comprarono un'azienda di 800 ettari alla Trisaia, dove vicino proprio a fianco del fiume Sinni, poi a Margherita di Savoia, poi ancora a Coso, al paese di Valentino, come si chiama, anche lì c'era un'azienda agrumicola, insomma comprarono un sacco di aziende. E il consulente di questa azienda era un certo Formentini. Quale Formentini? Non si entrava nello scalo ferroviario di Battipaglia
se non c'erano, non si notavano la lunga schiera di vagoni che caricavano presso dei magazzini di questo Formentini. Formentini in pratica era un imprenditore che però era il consulente della SME. E allora attraverso questa gente noi abbiamo conosciuto, ecco ripeto, tramite il dottor Sirotti che venne per affittarsi dei terreni, che prima se li fittò, poi lo lasciò, devo dire, anche lui è stato un po'. E allora abbiamo avuto l'insistenza a creare una cooperativa per fare del lavoro. Perché oltre a questi personaggi qua c'era anche una ditta, la Valselle di Battipaglia, dove il direttore o il presidente era un certo dottor Ricci, praticamente aveva interesse anche per quanto riguardava gli antiparassitari che sono molto importanti nella cultura, specialmente del pesco, di queste culture. E allora ci diedero un notevole appoggio per poter avviare questa cultura. E mi ricordo che loro, ecco, in quel periodo, qui chiamo la Cassa del Mezzogiorno, ecco, ci sollecitarono a presentare progetti alla Cassa del Mezzogiorno, perché però c'era una raccomandazione, mi ricordo, non si potevano fare i peschetti se non si facevano i drenaggi nei terreni, perché la Cassa del Mezzogiorno altrimenti non avrebbe finanziato l'opera. E io mi chiedevo, dico, ma dipende se il drenaggio è necessario dove c'è da drenare, dove non c'è da drenare. Insomma, la conclusione è che minacciavano di non dare i contributi se non attraverso anche quest'opera del drenaggio. E cose che però alla Cassa del Mezzogiorno andammo a spiegare e risolvemmo questo problema. E il nostro primo frutteto è stato il primo della cooperativa, che si costituì nel 1962 con circa 14-15 aziende, se non ricordo male. E cominciò così ad impiantare ettari nella zona praticamente, e di pari passo, sentendo sempre i consigli di questi signori che ci sostenevano tecnicamente, eccetera, eccetera, cominciamo a progettare anche una centrale ortofrutticola che doveva essere in mezzo ai binari, perché altrimenti non conveniva fare la centrale ortofrutticola. Queste erano le teorie di allora e di Formentini, che aveva perciò a Battipaglia tutti i suoi lavori in mezzo ai binari. Cosa che invece, ecco, devo dire che nel 68 poi abbiamo dovuto trasferire la centrale ortofrutticola in un altro posto, a Castrovilla, nell'81, siamo dal 68 all'81, dopo 13 anni, se non vado errato. Ti posso interrompere un momento? Sì. Siccome poi dobbiamo fare pure il dibattito, è però interessante quando tu prima mi hai detto, a un certo punto io ho lasciato la frutticoltura per l'altra vera passione della mia vita, sì, che è stato quello, la centrale del latte. Vogliamo parlare pure della centrale del latte? Sì, io volevo accennare e lasciare poi per sapere che cosa è avvenuto. Cioè, prego, un secondo, prego. Ti faccio subito, ci camminerò un po' di più. Cioè, praticamente, parallela all'attività dell'OSAS, noi, mentre facevamo i nostri interessi della cooperativa, che si sono svolti sempre, ripeto, attraverso varie iniziative, per esempio presentammo un progetto alla Regione Calabria, un certo progetto Damon, che prevedeva nella piana di Sibari di costruire 4 centrali ortofrutticole simili a quelle che aveva costruito per l'OSAS, per investire praticamente tutta la piana dell'innovazione di questa cultura peschicola, che bisogna dare atto che è una cultura che nessuno conosceva, anche se nel latifondo toscano già c'era, presso nell'azienda Caselle c'erano già delle peschette, ma non con quella tecnica culturale che era stata introdotta da noi, perché noi seguivamo quello che ci diceva la Romagna e anche il Ferrarese, perché tra l'altro c'erano anche delle tendenze operative in tema di potatura, eccetera. Quindi noi presentammo questo, che fu un progetto firmato da vari personaggi, che io ne ho una copia qui, e tra cui c'era un consigliere regionale, Mirabelli di Rende, deceduto, il dottore Librandi, ispettore agrario,
e così, e tanti altri soci, Caligiuri, Nola, Sirotti stesso, insomma c'eravamo tutti quanti presenti, firmammo questo. La Regione Calabria lo accettò, però non ne fece niente, non solo, ci ha fatto anche un danno, perché lo ha messo in circolazione, tanto che la Grecia se ne è appropriato di questo progetto. E la Grecia, che non riusciva a portare la frutta fresca sui mercati internazionali, comunitari, Germania e Vicinore, tutti gli altri, Svezia, eccetera, perché non c'aveva una rete, allora attraverso la Croazia c'erano tutti quei paesi che si combattevano tra di loro e via di seguito, non riusciva ad arrivare sul mercato. E allora colse l'occasione la Grecia per buttarsi sul settore delle pesche sciroppate. Oh. Tanto che noi, che nell'ambito della cooperativa OSAS, alcuni soci costruirono con i loro risparmi, al loro risico, perché c'entra anche la parola risico, attraverso un finanziamento della FIME Leasing, attraverso quindi un leasing, hanno costruito un impianto per la produzione delle pesche sciroppate, con un fatturato di 8-10 miliardi di quei tempi, 8-10 miliardi, e che arrivavano, hanno venduto in tutto il mondo, e quindi sfidando la concorrenza del Sudafrica e poi man mano di questa Grecia. Però poi è successo che dopo 10 anni i costi di produzione la diminuivano, da noi salivano, per cui abbiamo dovuto interrompere questa attività, per dire che non siamo stati come noi con le mani in mano nell'ambito della cooperativa. Ancora posso dire che, a parte questo, è inutile dire che poi ci siamo fatti sentire in tutte le occasioni. Una volta venne Bassetti qui a lamentarsi insieme a Mancini di tutto quello che succedeva a Crotone, cose, insomma, tutte queste cose avvenivano sotto il naso di tutti, chiudevano mangimifici, chiudevano cose, centrali ortofrutticole, conservifici, insomma c'era di tutto, quindi il dottore Zaro non è testimone di cosa c'era, però tutte queste cose chiudevano sotto, lo sapevano tutte queste cose, ma nessuno muoveva un dito, nemmeno Monsignor Agostino. Io lo dissi questo fatto in un intervento, anche Monsignor Agostini fa finto di non capire, perché allora la Chiesa stava zitta in queste cose. Allora, in effetti, in quel periodo però che cosa è? C'era anche una legge esistente, che era quella della RIPS. La RIPS era un altro intervento nazionale del settore, che doveva ristrutturare il settore degli zuccheri pubblici. E allora si stanziarono tanti milioni, cioè in un progetto che ho stentato a poterlo reggere io. Comunque, vado al sodo, cioè si costituì in quel periodo la Campo Verde Calabria, che fu praticamente una SPA tra RIBS, quella che poi fu Invitalia, aspetta, si chiamava? Sviluppo Italia, sì, non Invitalia. Sviluppo Italia, fu sostituita la RIBS da questo Sviluppo Italia, e poi ancora di più fu sostituita dall'ISA, la quale ISA è sempre una società voluta dal Ministero, e che praticamente si mise in questa Campo Verde SPA e ha cominciato un notevole lavoro a favore di quello che erano i partecipanti, che erano OSAS, Campo Verde Holding, eccetera, e compresa la PAI, che aveva conferito il suo ex impianto, eccetera, e cominciò a lavorare non solo per queste cooperative, ma anche per privati qualunque. Avvicinati il microfono alla bocca. Per privati, tanto che a conforto di questo io avevo portato anche l'elenco dei soci che esistevano in quel periodo. Quindi erano una serie di soci vari anche che partecipavano anche alla SPA, per cui ecco, anche il problema SPA non è che è vero che poi era molto distante da noi. Ma la storia della OSAS Campo Verde, che la quale ecco, oggi, e poi adesso vi dirò anche dei dati,
la cui partecipazione fu Sviluppo Italia con la ISA, la cui partecipazione fu rilevata dopo 15 anni dall'OSAS e dalla Campoverde Energia, un'altra SPA nata nel 2009 fra i soci della stessa OSAS per produrre energie alternative. Cioè si pose questo problema. Ci sono stati soci che hanno aderito e hanno investito in una SPA, altri hanno detto di no, quindi questo per dire quello che poi è. Allora, nello stesso tempo gli impianti che esistevano con notevoli superfici coperte in questa società vennero sostituite con una cantina sociale, con una produzione di circa uva, con 7.300 ettolitri di vino e circa 900.000 bottiglie, mi dicono, nel 2015, di cui il 50% è commercializzato in Italia, l'altro 50% in 20 paesi esteri viene venduto, cioè il vino con i marchi, anzi Ferrocinto, Campoverde, Terre di Catania, di Cosenza, perché c'è stata anche un'iniziativa della Camera di Commercio, abbiamo dovuto partecipare. Detto questo, io avrei finito, perché oltretutto, ecco, volevo dire che per esempio il fatturato attuale nel 2014 della Campoverde SPA nel globale è di 25 milioni di euro, anzi erano 30 milioni l'anno precedente, però ci sono state notevoli defaianze dovute alla chiusura dei mercati delle pesche, alla chiusura dei mercati orientali, eccetera, per cui si sono persi. Comunque, con una produzione di circa 400.000 quintali all'anno di produzione. Ora, adesso che cosa si è subito provveduto? A fare un'intesa con la cooperazione nazionale, con Naturitalia, che è una società di trading, con partecipazione del Presidente nel Consiglio per funzioni di raccordo, per una strategia distributiva della cooperazione e per poter anche introdurre parzialmente a sostituzione delle pesche del kiwi, che è un prodotto molto richiesto in campo internazionale. Oggi non si parla manco più dei confini comunitari, eccetera, o europei, addirittura bisogna andare a parlare del kiwi, il quale magari è prodotto in Australia, come Neozelanda, ecco, è la prima produttrice della Neozelanda. Ora, per cui recentemente c'è stato anche il ministro Martina che ha parlato, dove c'è stato è stato sottoscritto ed è stato, diciamo così, illustrato questo progetto che riguarda circa 650 ettari di kiwi da fare nei prossimi 5 anni per poter appunto sostituire parte delle pesche. Ora, tutto questo, voglio dire, sono milioni di fatturato, perché se aggiungo a questo per esempio per l'iniziativa dell'Assola, che in cui, ecco, io per molto tempo, devo dire, perché io vi ho raccontato tutto, ma buona parte, cioè, è in merito anche di mio fratello essenzialmente, che ha portato negli ultimi 10 anni o più, anzi dall'80, a me sembra ieri. Però io ho fatto del mio, perché mentre ho seguito anche queste cose, ecco, ho fatto una cosa che non ci credevo nemmeno io, e qui il dottore Zaro ne può essere testimone. Ho trasferito un'iniziativa importantissima, che era la centrale del latte di Cosenza, è stata trasferita da Cosenza a Castrovilla. E oggi, ancora oggi, mi chiedo come ho fatto a trasferirla, come ho fatto. Non perché, già per poter avere un contributo che l'abbiamo sottratto alla cooperativa Coppi di Lamezia, che doveva produrre i pompelmi, perché gliel'aveva dato il ministro Mannino, perché in quel periodo si parlava del pompelmo e allora doveva produrre, poi non ha fatto niente questa cooperativa, allora abbiamo chiesto noi che quei 20
20 milioni. 20 milioni. Erano miliardi. Sì, perché ha ragione, erano ancora lì. 20 miliardi fossero trasferiti per poter fare la nuova centrale del latte. E allora sono sorte poi le beghe paesane per poter dire no, la facciamo qui, la facciamo a Rende, poi la facciamo a Montalto. A Montalto furono messe a disposizione anche dei terreni sotto al Comac, però poi il ministero non diede il consenso, altrimenti saremmo rimasti a Montalto. E allora, dopo partito l'ipotesi Montalto, io insieme alla buonanima del geometra Bonifatti di Castrovillari, che ricordo sempre con affetto, abbiamo fatto un atto di forza, abbiamo detto no, se ci dobbiamo trasferire ci trasferiamo dove ci sono più opportunità di produrre latte, dove c'è la superficie, eccetera. E quindi l'abbiamo fatta nel comune di Castrovillari. E oggi vi devo dire è un gioiello di impianto, innanzitutto un gioiello, che praticamente vende tutta la sua produzione, a parte che raccoglie il latte di tutta la Calabria, circa 100 stalle tra le più importanti della Calabria, ma vende attraverso la Calabria Latte, che è una società, 50-50, 50%, 50% con Granarolo, quindi noi la società distributrice con 50%, noi 50%. Da qualche tempo, mi pare da un anno e più, addirittura anche la lavorazione, l'impianto di lavorazione del caseificio, eccetera, tutto l'impianto nuovo, viene gestito anche al 50% dalla stessa Calabria Latte. Ora, quest'assola ha altri 25 milioni di fatturato, c'ha 56 dipendenti nello stabilimento, oltre ad altri 20 che servono all'Assolac per poter raccogliere la gente, raccogliere il latte di tutti questi produttori. Io ho finito. Calabria Latte 50 miliardi. 50 miliardi, sì, vabbè, 50 se li portano via, per cui sono loro, quindi sono 50, 25, più 25 dell'Assolac, che questo è. E quindi siamo lì. Ora, quello che volevo dire, io ho finito poi, che devo dire che mi ha dispiaciuto, e lo dico all'amico Marini, perché so che lui non c'entra, perché è trattato questo problema della nostra cooperativa, è trattato con i guanti gialli nel volumetto che abbiamo davanti stasera. Però io 3 mesi fa ho comprato anche, o mi è stato regalato, ma non mi fate dire, un altro opuscolo, un altro studio, che devo dire sono degli studi interessantissimi. Quello, una parte è stato uno stralcio, quello che ha detto l'amico Marini, di quello che le indagini che hanno fatto, le ricerche, veramente notevole per la Calabria. Sono delle cose che devo dire devono essere basilari, le dovrebbero studiare tutti questi politici che amministrano la nostra regione prima di fare e di spendere un soldo, perché io sono d'accordo che la regione non dovrebbe dare nulla se non dice prima ma che cosa me ne torna indietro. Anzi, io devo dire che come vengono destinati i soldi della regione, perché molti soldi anche in agricoltura sono stati buttati via, l'avete detto con Gioia Tauro, ma anche la Piana di Sibari, perché vi dico che quel libretto precedente, che mi pare che della dottoressa Mirabelli insieme al dottor Russo, che ho il dovere di citarli perché mi dispiace che non ci sono, praticamente hanno sostenuto in questa una tesi, cioè perché il distretto agroalimentare non va avanti, perché in effetti è così, il distretto agroalimentare, oltre che noi, ci sono il fiofiore di aziende tipo la GIAT, tipo l'azienda Bonsai, eccetera. Ce ne sono tante altre aziende che io non sto qui a nominare, che praticamente fanno parte del distretto. Hanno presentato ben 3 volte un master plan, mi pare mi diceva l'amico Schiavelli, alla regione, ma non si è mosso niente. Ora io non sto a dire se è la regione, se sono colpa nostra, roba del genere. Il problema è che non si muove niente. Però che cosa succede? Che una all'interno del libretto c'è una tesi
che mi sembra però, ecco, la tesi del cornuto e mazziato. Cioè, sì, sì, è così, perché la colpa sarebbe addirittura della cooperativa OSAS, perché la cooperativa OSAS c'ha i suoi soci, i quali sono vincolati alla cooperativa. E allora, ecco, discuto, cioè, che cosa è successo? Che io dico che il successo della cooperativa OSAS, quando ancora c'ero io, prima di mio fratello, cioè, prima di mio fratello, io ho portato un socio davanti al tribunale nel 1966, che ero presidente allora, io andai dal coso, perché noi in quel periodo vendevamo la frutta, anzi non la vendevamo, davamo il nostro impianto a dei esportatori, commercianti però del nord di Ravenna, di Ferrara, eccetera, e quali venivano a lavorare la frutta in questi impianti e poi se la portavano via e via di seguito. Ora, che cosa praticamente è successo? Che per poter fare questo è avvenuto che tutto doveva essere ligi a quello che era il proprio dovere di conferire la frutta. E invece è successo che già dopo 5-6 anni, non molto dopo la Costituzione, quindi prima del 67, praticamente è successo che un tizio, un socio di cui non faccio il nome, si vendette la frutta per i fatti suoi. Ben 30 ettari di pereto era, perché c'erano anche le pere. Quindi 30 ettari di pereto, la produzione noi ce la trovavamo venduta a un commerciante di questi del nord. E allora io andai dal presidente del tribunale, ho portato lo statuto, noi abbiamo vincolato in partenza il terreno per la durata dell'impianto, per cui se uno non gli andava bene più di fare il frutticoltore, spiantava e se ne poteva andare, non è che era legato a vita lì. Però se tu produci e produci questo, devi giustificarlo diversamente, devi alla cooperativa il perché non hai venduto, non che te lo vendi, eccetera. Insomma, in pratica, che il giudice Raffetta, recentemente scomparso, devo dire, e che secondo me è stato il padre, uno dei padri fondatori della cooperativa, perché con quel suo decreto, e lo so io cosa mi è costato, perché farsi consegnare, cosa hanno fatto? Che l'hanno, al custode sono stato io il custode di 30 ettari, mi sono dovuto preoccupare di metterci un guardiano per non far fregarsi la frutta, ho dovuto provvedere ad irrigarlo perché sennò non maturava nella pezzatura giusta, questo e quell'altro. Tutti questi problemi li ho fatti perché era mio dovere e perché questo ci ha messo in queste condizioni. E allora da quel momento è valsa nel nostro statuto il problema che chi se ne vuole andare se ne può andare. Però se tu mi fai fare un impianto, che adesso come si parlano di miliardi e non, ma allora si parlavano di centinaia di migliaia di lire, se oggi sono aumentate anche, c'è stata l'inflazione nel costo degli impianti, sono aumentate anche le spese che tu mi devi rimborsare, nella misura per esempio delle spese generali, tu devi partecipare in funzione della parte che rappresenti nella cooperativa. Ora tutto questo è considerato come uno dei danni che il distretto agroalimentare, è così la tesi che sostiene, e sul quale io direi questo, noi bisognerebbe discuterlo questo fatto, perché è importante. Lo faremo all'Unical, vi inviteremo all'Unical. Vabbè, comunque secondo me è importante, perché devo dire che bisogna togliere di mezzo queste tesi aberranti, insomma, ecco, tra l'altro scritte da persone competenti, perché devo dire, a parte questa mia considerazione che proviene anche da una parte lesa, perché ci sentiamo male che a un certo momento, dopo aver fatto una vita come quella che vi ho descritto in breve parole, eccetera, ecco, questo devo dire, e poi voglio sentirsi dire che non si avvicinano al distretto perché c'è questi vincoli della cooperazione, quasi che avessimo distrutto il concetto di cooperazione perché non abbiamo messo questo sistema di vincoli. Ora, secondo me il successo dell'OSAS è esclusivamente dovuto a questo sistema vincolato. Poi tenete presente che l'OSAS, no, quando è nata, immediatamente dopo, insomma, poi successivamente portata avanti da chi c'era, praticamente fa un servizio di centro di meccanizzazione, cioè fa
acquista i trattori col contributo della regione, perché quello è necessario, perché i contributi li danno della comunità europea, li danno in tutta Italia, non è che poi stiamo a fare i piagnucoli, i gufi o i piagnucoloni. Quindi, e li, poi dà i trattori, li dà con, per il 50%, lo dà al costo del 50% da ammortizzare in 5 anni, in uso ai soci. Quando dopo 5 anni glielo va, fattura, glielo dà in proprietà al socio al prezzo di 500.000 lire, insomma roba da fesseria rispetto, perché è già ammortizzato, e quindi già un centro di meccanizzazione. Gli scassi mi tiene a mettere a disposizione una macchina da 200 cavalli Fiat, che dall'altro l'altro giorno qualche delinquente ci è andato a mettere lo zucchero dentro l'olio e ce l'ha fatta, il motore è andato perduto, diciamo così, bisogna spenderci i soldi, questa è la realtà. Poi non la puoi lasciare un trattore da 200 cavalli, non è che lo puoi portare a casa ogni sera, insomma. Oltre questo c'è il problema, per esempio, del credito agrario, che nessuno chiede. Cioè praticamente molta gente si presenta fra i soci che dice: ma che dobbiamo cominciare a potare? Dice: però caro presidente, qui ecco, è il responsabile e testimone mio fratello, dice: non abbiamo soldi per cominciare, come facciamo, eccetera eccetera. E la cooperativa in tutti questi anni ha sopperito come ha potuto, insieme all'aiuto anche delle banche eccetera eccetera, ha sopperito a questa funzione anche di credito, che doveva essere molto diversa, doveva essere impostata eccetera. Quindi tutto questo sta avvenendo nella piana di Sibari, nonostante che, ecco, siamo solo criticati, e poi da una, ecco, da un ente, l'università, io tanto di cappello, perché non è che sono un contadino, io sono un dottore in agraria e conosco cosa vuol dire andare all'università e qualcosa significa istruire. Poi devo dire che un'altra cosa, questo però lo dico al professor D'Antoni, io ho fatto anche il libero professionista quando, prima di impelagarmi nell'OSAS eccetera eccetera, perché era questo il mio mestiere quando avevo uno studio a Cosenza eccetera, bastava andare alla Cassa del Mezzogiorno, fare un viaggio a Roma una volta al mese, perché risolvevi tutto quello che non si risolveva a Catanzaro. Bastava fare un viaggio una volta al mese a Roma e la Cassa del Mezzogiorno risolveva tutti i problemi. Da questo punto di vista bisogna tanto di cappello, e grazie alla Cassa del Mezzogiorno. Non vi dico altro, per esempio qui a Rende, ecco, vi dico un esempio, Rende c'è un monumento inutilizzato qui sulla strada che va all'autostrada, che è quell'ex scaccia, chiamiamolo così, perché c'è un capannone di cemento armato che non era altro che un essiccatoio di tabacco che il barone Giorcelli, che è stata l'anima anche propulsiva della centrale del latte di Cosenza, specie all'inizio, perché fu lui che la fondò esattamente, ebbe il contributo tramite il sottoscritto, che ero dottore in agraria e mi diede questo incarico. Andai a Roma, discussi attraverso una commissione tributaria del Cilento, che dimostrò che l'essiccazione del tabacco faceva parte del ciclo produttivo e dovettero dargli il contributo. Quello è stato costruito sulla strada che si vede, che poi l'hanno trasformata in varie maniere, insomma, che c'è, anzi cercano adesso di nasconderlo perché è troppo impegnativo quel lavoro là. È stato sussidiato dalla Cassa del Mezzogiorno, insomma, quindi è questo che volevo ricordare. Con ciò, ecco, mi voglio finire, ho finito. Io tempo fa, e questo lo dico per i giovani che vengono, che ci sono qui specialmente, cioè quando tempo fa fui a Vibo a una manifestazione, c'era l'onorevole Bellucci eccetera, ci dettero un questionario, dice: tra le sue realizzazioni ve ne sono alcune dettate da motivazioni ideali che lei ricorda particolarmente? Io risposi: il costante impegno quotidiano nel creare sempre nuove occasioni di lavoro in una società essenzialmente mortificata dalla disoccupazione dilagante. Ritiene che operare in Calabria comporti un maggiore impegno che altrove? Certamente, per l'ambiente sociale e per l'emarginazione geografica ed economica.
perché nonostante tutto ha scelto di restare in Calabria? Per radici familiari e per la caparbia speranza di contribuire a riportare la Calabria ai livelli socio-economici della nazione. Ritiene che vi siano possibilità per uno sviluppo concreto di questa regione? In quale direzione? Occorre innanzitutto tutto un momento di solidarietà generale e di mobilitazione di tutte le capacità per una rifondazione della società calabrese nei suoi diritti e nei suoi doveri. Agricoltura, turismo, piccola industria diffusa, tutela dell'ambiente, terziario possono indirizzare lo sviluppo calabrese. Cosa pensa del fenomeno mafioso e comunque della delinquenza organizzata? In che modo è possibile organizzare una resistenza? Sono il risultato di una presenza distorta dello Stato che crea assistenzialismo e clientelismo che spesso alimenta mafia e delinquenza. La scuola essenzialmente, sono alcune antidote al fenomeno. Cosa manca alla Calabria per poter uscire dal tunnel delle marginazioni? Cultura e lavoro. Io sostengo cultura, ecco, io ritengo che uno dei fenomeni, una delle cose che manca più di tutto in Calabria è la cultura, ecco, perché e il lavoro, che presuppongono la presenza dello Stato e l'impegno dei singoli. Quale messaggio ritiene di offrire alle nuove generazioni? Nessun messaggio astratto, ma l'esempio concreto di quanto si può fare, specie se associati, anche in una regione difficile quale la Calabria. Bene, ringraziamo Gaetano Nola per questa commovente testimonianza profonda. E per quanto lui si è soffermato sulla vicenda individuale dell'azienda, nel momento in cui ho parlato del ruolo del tribunale, secondo me ha toccato proprio il nocciolo della faccenda, della tematica del libro di D'Antonio. Cerco di fare brevemente questo paragone, però vorrei che adesso passassimo al dibattito, perché il direttore della libreria Feltrinelli mi ha detto che fra mezz'ora dobbiamo andare via, quindi 35 minuti diciamo, quindi io distribuirei il tempo residuo in questa maniera: 15 minuti di domande o dibattito adesso e gli ultimi 20 minuti a Mariano D'Antonio per le conclusioni. Se qualcuno ha intenzione di fare domande può venire subito, altrimenti io vedo l'ingegnere Naccarato, che è uno degli esponenti di quella che prima ho chiamato gli start-upper dell'Università della Calabria. E quindi vorrei, ma prima vediamo se ci sono domande. Volete fare domande? Qualcuno ha domande sulla mia introduzione sulla strada imprenditoriale? Io penso che veramente questa è la rivoluzione calabrese di cui parlava Nola, la rifondazione della società calabrese, cioè una rifondazione che deve partire necessariamente dalla società. E noi economisti diciamo che avviare i giovani a fare aziende start-up, e l'ho conosciuto in una situazione di neolaureato di ingegneria che aveva delle belle idee. Lui mi ha sorpreso perché quest'estate in un dibattito pubblico alla Festa dell'Unità mi ha spiegato che cosa ha fatto in questi due anni. Quindi se in 5 minuti, 10 minuti lo vuole raccontare anche a questa platea, abbiamo proprio la rappresentazione plastica di come le idee, le novità non sono solo nel passato, nella storia di lungo periodo della Difondo Toscano e dell'azienda Nola che abbiamo sentito, ma anche si rinnovano continuamente. Per esempio l'Università della Calabria ha avuto secondo me necessità di un periodo di incubazione, cioè l'Università della Calabria c'è da 40 anni e sono dovuti passare questi 40 anni perché avessero i frutti che adesso ascolteremo. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito, per l'opportunità di raccontare la nostra esperienza che dura ormai da un anno e mezzo, questa platea autorevole. Allora, io sono laureato in ingegneria gestionale, ho fatto un dottorato di ricerca qui all'Università della Calabria. Nel 2013 è stato l'anno più complicato perché era l'anno della scelta, quindi non sapevamo effettivamente. Ho provato io da piccolo quando nei weekend
aspetto il weekend per vendere le caramelle ai miei parenti. Quindi era imprenditore? Sì, cioè... sì, ci sono interessato, però per un periodo ho provato a fare il dipendente. Poi di fatto avevo studiato, sono fortunatamente sempre occupato di tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali. E quindi insieme a Stefano Vena, che è uno dei miei due soci, l'altro qui è il nostro direttore commerciale, Fabio Tarantino, ci siamo detti proviamo a capire come valorizzare, come mettere a sistema i beni culturali, il nostro patrimonio culturale, perché di fatto l'Italia potrebbe vivere, ne siamo convinti più ora di prima, di due cose fondamentalmente, di arte e di cibo. E quindi abbiamo pensato di valorizzare attraverso una piattaforma web che adesso è confluita in un'applicazione che potete già scaricare, che si chiama ViaggiArt, che consente di scoprire in qualsiasi località italiana quelli che sono i beni culturali. Quindi io arrivo a Mantova, scarico la mia applicazione, posso sapere quali sono i beni culturali, quindi i beni paesaggistici, gli eventi culturali, ma anche quelle aziende che, che rappresentano l'essenza del territorio, quindi anche dove mangiare, dove dormire, dove poter acquistare il prodotto tipico del territorio. E quindi mettiamo a sistema tutta la filiera turistica, però partendo dall'attrattore culturale. Due anni fa erano in pochi a crederci, uno di questi è il professore che ringrazio. Poi di fatto abbiamo avuto una serie di esperienze positive, perché abbiamo partecipato ad alcune competizioni per start-up. Nel 2014 abbiamo partecipato al Next di Repubblica, che è un evento sull'innovazione organizzato dal quotidiano La Repubblica a Matera, l'11 aprile del 2014, dove presentavamo la nostra prima beta, l'idea, perché ancora non avevamo maturato bene quello che poi si è, adesso piace definire una piccola azienda. Abbiamo vinto il premio come migliore startup italiana sul turismo. Da lì in poi sono successe un po' di cose interessanti, perché di fatto io dopo un paio di mesi mi sono dimesso da lavoro, cioè ero indipendente, quindi ricordo quando ho detto ai miei genitori: cari, io da domani sono disoccupato, però l'ho fatto con la consapevolezza che in mano c'era qualcosa di interessante. Abbiamo capito fin da subito, per fortuna, che le idee non camminano mai su una testa sola, quindi abbiamo creato un team di persone, e Fabio ne è la testimonianza, dove ognuno ha portato un valore aggiunto. Io quando ho conosciuto Fabio ho capito, da ingegnere, abituato a stare dietro la scrivania, che in realtà bisognava produrre ciò che si vende e non il contrario. E quindi abbiamo provato a capire quali erano i problemi nel settore dei beni culturali italiani. E quindi ci siamo rivolti alle pubbliche amministrazioni, perché la nostra applicazione consente di mettere a sistema l'offerta culturale di N comuni. Ormai lavoriamo in tutta Italia, e questo lo facciamo con un partner autorevole come Telecom Italia. Quindi è stato il nostro primo tassello, perché non siamo noi che vendiamo a comune, ma è Telecom Italia che lo fa per noi. E questa partnership è nata in occasione di un evento dedicato alle start-up organizzato da Confindustria a Salerno. Eravamo 79 start-up, io non volevo nemmeno andare. Abbiamo deciso tutto, abbiamo vinto questo premio, che poi ci ha dato la possibilità di capire subito come funzionava il mercato. Da lì in poi abbiamo stretto accordi con i principali aeroporti italiani. Se andate a Roma, a Fiumicino, e vi collegate sulla wifi dell'aeroporto di Fiumicino, potete subito scaricare la nostra applicazione. Stessa cosa a Napoli e in diversi aeroporti italiani. A breve, in questi giorni, abbiamo definito anche accordi con l'aeroporto di Palermo e con quelli di Milano. Poi se noleggiate un'auto con Europcar, per esempio, potete scaricare la nostra app. Voi noleggiate un'auto, loro vi rilasciano un tagliandino con scritto: Europcar promuove la cultura, con ViaggiArt ogni viaggio è un'opera d'arte. Quindi il nostro sistema prevede poi, quindi, oltre all'ente pubblico come comune, come piccolo comune messo insieme con gli altri, anche l'integrazione di tutte quelle che sono le principali porte di accesso al paese. Dopodiché in questi mesi stiamo lavorando ad una partnership fondamentale per noi, perché renderà il nostro progetto, a nostro avviso, il progetto sul turismo culturale italiano, e quindi avremo un partner che non posso ancora annunciare, ma lo leggerete a breve sulla stampa nazionale, che ci darà la possibilità quindi di integrare in tempo reale contenuti dalla piccola località
calabrese a quella lombarda, in tempo reale avremo un'esclusiva anche su questo. Oltre a questo stiamo evolvendo per poter valorizzare da un punto di vista economico quelli che sono i territori a forte vocazione turistica e culturale, ma che ancora non lo sanno, e quindi stiamo lavorando proprio insieme sui territori, facendo degli esperimenti in Calabria. Noi a volte facciamo fatica a comunicare questo, noi abbiamo i nostri dati che ci confermano quanto la Calabria sia in crescita dal punto di vista dell'afflusso turistico e dall'interesse che ci sta dietro. E quindi mi reputo fortunato, insieme anche ai miei soci, a team, adesso siamo più di 10 persone, a partire dalla nostra regione anche per poter promuovere anche all'estero quelle che sono le nostre eccellenze. A breve Viaggiart sarà già fruibile in quest'area urbana, però di fatto stiamo dialogando con tutti i comuni dell'area per poter creare degli itinerari integrati dove, oltre a sapere dove si trova il bene culturale, io posso sapere anche dov'è la fermata del mezzo più vicino, a che ora passa il pullman, per esempio, che mi consente di raggiungerlo. A Bari già lo stiamo facendo anche in altri posti d'Italia, però abbiamo capito che è una strada che ci sta portando dei risultati, e comunichiamo costantemente a tanti giovani di investire nel turismo, dalle strutture ricettive, partendo da un B&B, perché saranno anni belli sia per questo territorio ma in generale per il nostro paese. Grazie. Ci sono domande sulle relazioni, diciamo, mia, che in pratica ho fatto le veci di D'Antonio perché ho spiegato quello che c'è nel libro, ma anche sulla parte OSAS, sviluppo locale, se ci sono domande per il dottore Nola, non siate timidi. Non sono timido, né credo. C'è un punto della ampia relazione che ha fatto il dottor Nola, che ringrazio. Vuoi venire a parlare al microfono, se no non ti sento? No, io avevo una domanda, la risposta si capisce. Volevo dire, una cosa interessantissima che ha detto è la lettura di quell'ultima dell'intervista che lei ha rilasciato, e laddove parla di una cosa per me essenziale, la scuola, l'educazione. Mi ricollega a mio padre, che lui era fissato per la scuola. Ma non sbagliava, tant'è vero. I risultati si vedono. Allora, e questo mi un salto poi volevo fare a quella al libro e alla tesi che Matteo ha illustrato. Ora, questo richiamo all'importanza nodale del problema di educazione, scuola, che condivido è il problema del Mezzogiorno, è probabilmente ormai il problema d'Italia, e non è certo da scrivere alle popolazioni locali, ma la scuola è dello Stato centrale, e lo sfascio della scuola italiana è la dimostrazione di quanto lo Stato italiano abbia fallito nell'educazione dei propri cittadini. Voglio sapere, proprio dal punto di vista logico e intellettuale, insomma, come si lega il suo ragionamento con questa riprova che la scuola ha fallito. E quindi praticamente la responsabilità delle popolazioni locali, a cui, se ho capito bene dall'introduzione di Matteo, lei attribuisce, una certa scuola di pensiero attribuisce lo stato del sottosviluppo per durante, con invece delle responsabilità che certo non gli appartengono, quali quelle della scuola. Chiarissimo, Francesco. Altre domande? Allora, io farei rispondere al professor D'Antonio, perché appunto è una domanda che coglie proprio il nocciolo della faccenda qua, che è sempre il rapporto tra istituzioni, cultura e sviluppo economico.
Quindi darei la parola al professor D'Antonio, anche perché gli voglio dare un po' di spazio, visto che lui è il protagonista della serata, ma qua fra 25 minuti dobbiamo andare via tutti, quindi chiedo a Mariano non solo di rispondere a Cappelli, ma anche di fare una sintesi o dei commenti sulle cose che abbiamo detto sia io che Nola. Sì, è molto difficile fare dei commenti, perché avete affrontato problemi di grande portata, di grande rispetto. Per quanto riguarda la scuola e la sua funzione, ho insegnato per 46 anni all'università e ho avuto rapporti con molti docenti delle scuole medie e superiori, alcuni dei quali sono anche miei parenti, e ho visto come soprattutto nella scuola media superiore la funzione nel corso del tempo, la funzione scolastica si è appannata, e le cause di questo appannamento sono molteplici. Forse preeminente da tutte queste cause c'è cioè il mancato rapporto tra responsabilità e governo delle strutture educative decentrate, intendo dire dell'istituto scolastico. Nell'istituto scolastico molto spesso, invece nel mezzogiorno, è prevalsa la tendenza del preside a lasciar fare, il che ha portato dei risultati positivi nel caso in cui gli attori, cioè i docenti, si sentivano motivati a cooperare e a fare bene insieme, e anche c'era una pressione da parte dei genitori a che la scuola funzionasse decentemente. Laddove queste due condizioni non c'erano, la pressione delle famiglie e la iniziativa responsabile del corpo docente, la scuola è diventata invece sempre più un luogo di fastidioso intrattenimento dei ragazzi, i quali non apprendevano poi, ma tentavano semplicemente di conquistare il titolo di studio, detto molto brutalmente. Adesso la situazione è molto modificata, specialmente con l'approvazione di questa riforma scolastica, la quale ha suscitato molta ostilità in una parte però del corpo docente, che si è vista, come dire, vincolata alla decisione e alla responsabilità quindi del capo dell'istituto, che è stato considerato come il dominus indiscusso e quindi anche passibile di errori. Addirittura qualcuno ha detto che nel mezzogiorno questa riforma scolastica porta a privilegiare la componente clientelare, cioè che il capo dell'istituto avrebbe mano libera nel manovrare una clientela di docenti a lui fedeli e di escludere invece la componente di docenti non fedeli, non conformisti. E quindi si è parlato da parte degli oppositori di una scuola pubblica inquinata, per così dire, da questi nuovi fenomeni di conformismo e di clientelismo. Io non sono d'accordo con questo, io credo che invece un uso responsabile della autorità scolastica, responsabile a parte dell'autorità scolastica, è quindi l'uso responsabile, che significa premiare i docenti più motivati e più attivi, anche più impegnati nell'aggiornamento disciplinare, e questo farà fare dei buoni passi avanti anche alla scuola meridionale. Naturalmente i miei contraddittori sono quella quota di docenti che
spesso sono animati da ottime intenzioni e che ritengono che la gerarchia scolastica esaltata da questa riforma sia un malanno. Io non lo ritengo questo un possibile malanno, anche perché, e concludo, la scuola come istituzione ha anche degli anticorpi all'autoritarismo, e questi anticorpi sono i consigli di istituto, che sono, in cui c'è la rappresentanza dei docenti, c'è la rappresentanza delle famiglie, c'è la rappresentanza anche degli stessi studenti. E quindi il capo dell'istituto, a cui viene attribuito dai critici un potere enorme, è in effetti uno degli attori dell'organizzazione scolastica e quindi deve rispondere in qualche modo di ciò che fa. Matteo ha citato il dato del presunto lassismo della scuola media superiore meridionale, lassismo testimoniato dal fatto che in alcune regioni del Mezzogiorno si abbonda nella concessione di diplomi con una votazione molto alta, addirittura con la lode. A questo dato di fatto, per cui per esempio la Puglia sarebbe la regione con diciamo diplomi concessi così con molto, si oppone da parte dei docenti, alcuni docenti, l'idea che in effetti è vero che la scuola meridionale e anche l'università più facilmente concede titoli di studio con punteggi elevatissimi, però è anche vero che i giovani meridionali, anche quelli che si diplomano e soprattutto poi quelli che si laureano, sarebbero più motivati dei giovani di altre regioni più ricche del paese, più motivati a studiare bene e a conseguire un ottimo risultato scolastico. Non so se mi spiego. Questo in parte è vero, cioè in parte possiamo dire che la gioventù studentesca meridionale è certamente costretta o indotta dalle condizioni di disagio economico delle famiglie ad impegnarsi di più nello studio, nell'apprendimento e quindi nel risultato scolastico. Però c'è anche da dire che una parte del corpo docente meridionale è invece molto sensibile alla domanda delle famiglie di una buona promozione, perché ritiene che la buona promozione sia, come dire, un certificato da spendere sul mercato del lavoro. Va bene, questo in parte è vero, in parte è vero, e sarà sempre meno vero quanto più sarà arido il reclutamento degli impiegati pubblici, perché in effetti l'idea che una buona votazione al diploma e alla laurea serve al giovane per accedere a un impiego è un'idea che è legata al fatto che l'impiego di cui si parla è l'impiego pubblico. Se l'impiego pubblico anche nel Mezzogiorno diventa meno esteso, diciamo, di quanto sia oggi, e io mi auguro che lo divenga, e che invece l'impiego privato si allarga nel Mezzogiorno, la tesi che il buon voto di diploma o di laurea è necessario per ottenere il lavoro, questa tesi perde significato. E quindi dobbiamo guardare ai movimenti nella scuola meridionale tenendo conto di queste tendenze e controtendenze. E io personalmente sono molto ottimista che queste tendenze positive si facciano strada sia nell'organizzazione scolastica, sia nell'organizzazione sociale, sia nel mercato del lavoro. Tutti questi elementi di innovazione possono confluire per dare una spinta a una maggiore qualità dell'istruzione pubblica meridionale.
da quanto ci ha detto il dottor Nola, dalla sua esperienza e da altri spunti che ci ha fornito Matteo Marini, io ricavo questa idea collaterale, se volete, a quanto loro ci hanno detto, che nel nostro mezzogiorno ci sono tre attori i quali bisogna tenere in considerazione per il futuro sociale delle nostre regioni. Allora, il primo attore è la voglia di intraprendere della popolazione, e di questo adesso anche l'ingegnere Accarato ci ha dato una testimonianza, cioè è cresciuta la voglia di intraprendere della nostra popolazione, è cresciuta man mano che si verificava o marciava la crisi dello stato sociale, cioè man mano che l'impiego pubblico diventava sempre più inaccessibile, come è diventato ai giovani meridionali, si presentava il problema o dell'inerzia o dell'attività, e quindi i giovani meridionali sono stati in quasi modo costretti ad attivarsi a diventare attori di mercato, quindi potenziali imprenditori. Beh, questa è stata una costante sempre latente nella società meridionale, lo dimostra l'esperienza del dottor Nova, cioè è sempre stata latente questa spinta a fare impresa nel caso meridionale. Adesso questa spinta è cresciuta e questa è una grande forza di cui dobbiamo prendere consapevolezza e guardare con ottimismo al futuro delle regioni meridionali, data questa cosa. Il secondo attore di questa scena sociale del Mezzogiorno sono le istituzioni pubbliche e in particolare le istituzioni rappresentative, e con le istituzioni rappresentative intendo il ceto politico che governa le istituzioni rappresentative, cioè i consiglieri comunali, i consiglieri regionali, i deputati, i senatori, sempre di meno in prospettiva saranno questi ultimi senatori, cioè le istituzioni e il ceto politico sono l'altra grande forza del nostro mezzogiorno, anche che ha un'eredità che si sta logorando e vorrei dire anche che si sta spegnendo, nel senso che è vero che il ceto politico e le istituzioni dentro al ceto politico giocano un ruolo molto importante, talvolta sono stati contrapposti alle forze vive dell'imprenditorialità, ovvero l'hanno piegata alle proprie necessità di ceto politico e di istituzioni, però questa presa istituzionale e politica sulla società meridionale, a mio avviso in prospettiva, è destinata a ridursi, non a venir meno, ma certamente a ridursi, e già lo vediamo da come funzionano soprattutto le istituzioni decentrate, cioè i comuni e le regioni e adesso le città metropolitane, che è questa nuova forma istituzionale che è stata individuata. Cioè queste istituzioni certamente hanno un ruolo importante, certamente possono assecondare o contrastare le forze vive della società, cioè quelli che cercano di far da sé, di dar vita ad un'attività di lavoro e di reddito, però non hanno più il potere che avevano quando io ero giovane, in qualche modo, e che io ho potuto sperimentare anche personalmente, perché nelle istituzioni che ho attraversato, affiancando la mia esperienza e il mio lavoro principale di insegnante universitario a questo ruolo istituzionale, io ho potuto constatare nel corso degli anni le peggiori nefandezze
che sono state compiute dai politici meridionali. Sì, io sono stato nel consiglio di amministrazione della Cassa del Mezzogiorno, soltanto per, però per mia fortuna per 2 anni e qualche mese, e pur avendo visto il fiorfiore dell'intelligenza tecnico ingegneristico agrario che stava nel personale della Cassa del Mezzogiorno, ho potuto vedere che poi chi stava al vertice di questa Cassa per il Mezzogiorno erano dei mandatari, dei servi, vorrei dire, dei potenti politici del momento, e quindi non erano certamente persone che valorizzavano il meglio della cultura scientifica e professionale pure presente nella Cassa per il Mezzogiorno. E questi signori politici che ho potuto incrociare nel mio percorso erano persone che non avevano il senso dello Stato, come si diceva una volta quando si parlava del vecchio ceto politico liberale. No, questi erano sostanzialmente dei predatori, i quali cercavano di allevare dei consensi, cioè erano a caccia di consensi, quindi alimentavano delle clientele. E quindi molto spesso patrocinavano dei progetti che erano, patrocinavano e cercavano e con successo ottenevano il finanziamento di mega progetti di spesa pubblica, i quali progetti di spesa pubblica poi davano luogo a scarse utilità, spesso erano mal congegnati anche come opere pubbliche. Questa tradizione della opera pubblica mal disegnata, mal progettata, si è trascinata fino ai giorni nostri e ancora adesso sopravvive in alcune istituzioni governate direttamente o indirettamente dalla politica. Uno dei segnali del malgoverno di queste istituzioni sta nell'approvazione di progetti che richiedono perizie di variante suppletive che sono più costose della somma originariamente stanziata per il progetto. E quello che poi è stato scoperchiato in questi ultimi tempi ad una grande istituzione pubblica che una volta aveva anche i suoi meriti, cioè l'ANAS, è la testimonianza di questa perversa tendenza a piegare la professione, la tecnica, diciamo, e quindi la progettazione dell'opera pubblica a interessi di bottega, di clientela e a interessi anche di corruttele organizzate. Il terzo attore, Maria, perché mancano 5 minuti, il terzo attore sì. Qual è? Il terzo attore di questa tendenza, il terzo attore è dato dalla diciamo dall'intellettualità, cioè dal ceto intellettuale del Mezzogiorno. Quando io parlo del ceto intellettuale del Mezzogiorno non parlo solo dei professori universitari, che sono secondo me una parte non rilevante e molto spesso anche non molto, diciamo, positiva. Io parlo invece dei professionisti, dei ceti professionali del Mezzogiorno, i quali attraverso gli ordini professionali molto spesso hanno una funzione importante, molto importante, sia nel affiancamento della pubblica amministrazione laddove funziona e sia soprattutto nel sostegno alle attività imprenditoriali. E questo ceto professionale è, diciamo, un ceto abbastanza attivo nel nostro caso del Mezzogiorno, e in molti casi questo ceto professionale è più
è più autonoma e indipendente di quanto non lo sia in altre regioni più ricche. Io voglio finire con un piccolo aneddoto di cui però cercherò di non citare nomi e cognomi. Io sono stato, dopo essere uscito dalla casa del Mezzogiorno, una volta impegnato a presiedere una commissione di collaudo di un grande impianto industriale in una regione meridionale. Questo grande impianto industriale si fondava su attività, diciamo, di autocostruzione, cioè nel senso che l'investimento che veniva fatto era costruito con il personale stesso della ditta e non venivano rispettate alcune regole, tra cui per esempio il listino prezzi delle opere che le camere di commercio sono tenute a pubblicare. Venivano gonfiati questi listini prezzi perché più cresceva l'importo, più cresceva il contributo pubblico al progetto di investimento. Bene, in questa commissione che io mi sono trovato a presiedere c'erano un ex magistrato della Corte dei Conti in pensione, persona competente, molto competente, e soprattutto c'era un ingegnere edile, libero professionista, molto capace, molto attivo, molto competente. Alla fine, per farla breve, la relazione conclusiva della nostra commissione era di una drastica decurtazione degli importi esibiti dalla impresa e dunque del contributo pubblico che questa impresa pretendeva di ottenere in relazione a questi importi. Va bene? Bene, abbiamo concluso il lavoro, l'abbiamo presentato all'amministrazione con grande opposizione da parte dei responsabili di quella impresa, però l'amministrazione ha dovuto accettare le nostre conclusioni e quindi c'è stato un forte risparmio di contributo pubblico come dovuto, però e non punitivo, e come conseguenza collaterale accessore che a me non è dispiaciuto e non mi ha dato fastidio, la mia esclusione dalla presidenza di altre commissioni consigliere. Dobbiamo lasciare questa libreria perché purtroppo i responsabili così ci dicono. È stato un bell'incontro, spero di farne altri all'Università della Calabria, sempre cercando di incrociare la società civile vitale con l'Accademia. Grazie.